Bentornati e benvenuti amici effenauti, senza giri di parole. Oggi voglio condividere con voi 5 suggerimenti importantissimi per migliorare la nostra fotografia di strada. Sono suggerimenti che non mi ha mai dato nessuno e che addirittura però io li avrei pagati per riceverli quando ho iniziato e avrei pagato anche fino a qualche giorno fa, ma tant'è. Io so benissimo che ci sono decine e decine di video che parlano di questo argomento e sono tutti quanti anche più o meno validi. Però io, come al solito, vi parlo in maniera diversa. Cioè, vi parlo senza paraculate, soprattutto, in maniera molto schietta. Perciò vi chiedo di mettervi comodi, perché non so esattamente quanto durerà questo video, ma vi prometto però che non sarò urticante come la sabbia nel costume. E alla fine, se restate con me, vi regalo anche un bonus. Però prima, cosa si fa? Dai! Bravi, ci si iscrive al canale, dovete cliccare sulla campanella e dovete commentare con "c'è posto per un'altra persona". E qui però apriamo due parentesi, sono brevi, però sono importanti. La prima è quella dove vi rinnovo l'invito a indovinare il nesso tra tutti quanti questi commenti e per vincere la maglietta di F4.0, e alla fine del video vi darò anche un indizio per aiutarvi. La seconda parentesi invece, questa è un po' più complicata. Perché, insomma, ma è possibile che non avete un amico, un parente, un compagno, un amante con cui condividere tutte quante le nostre pagine per diventare tantissimi? Dai, è arrivata la primavera e dalla prossima settimana vi presenterò tante novità che vi coinvolgeranno tutti quanti, come vi ho promesso, e quindi non vi resta che condividere questo video su tutte quante le piattaforme che volete, come Instagram, TikTok, Facebook, Vero, WhatsApp, fate voi. Però dai, condividete e ci divertiamo. Andiamo ai miei suggerimenti. Il primo consiglio che vi do sembra banale, ma non lo è, perché vi dico subito che non puoi veramente migliorare come fotografo di strada se non esci a fotografare tutte quante le volte che puoi farlo. Io lo so che abbiamo una vita incasinata, che è fatta da mille impegni che sono tutti quanti più importanti, ma più tempo spenderemo a fare fotografie, più diventeremo bravi, perché faremo esperienza, guadagneremo fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità, e avremo anche meno paura di tutti quanti quegli ostacoli che ci inventiamo per crearci degli alibi, come "non ho tempo", "non sono bravo", "non sono attrezzato", "sono timido", "in quel posto ci sono già stato". Io non so se ve l'ho mai detto, ma suono la chitarra, la suono male, lo so, ma la suono. E studiare Jimi Hendrix mi ha insegnato una cosa. Qualche volta diceva: "tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra", e allora lei ti odierà, ma se le sarai fedele, la chitarra ti ricompenserà. Ecco, trattiamo la nostra fotocamera come fosse la chitarra di Jimi Hendrix e diventeremo tutti quanti più bravi, sicuramente più pronti, più sicuri e anche più artisti. Quindi non è una metafora. Procurati anche tu un paio di scarpe comode, magari se non ti piace il giallo cambia colore, però non trovare più scuse, esci e fotografa. Secondo suggerimento. Questa è una cattiva abitudine che abbiamo e che ci portiamo dietro per colpa... non lo so, forse per colpa del cellulare, e cioè passiamo più tempo a guardare lo schermo della fotocamera che il mirino. Io posso capire se scattiamo fotografie a qualche evento, se facciamo un ritratto o se facciamo matrimoni, l'ho fatto anche io, ma era un'esigenza. In strada però è veramente brutto, soprattutto se guardiamo il benedetto schermo della fotocamera dopo ogni fotografia. E io ne ho visti tanti di fotografi che scattano e poi guardano lo schermo, di nuovo scattano e guardano lo schermo, di nuovo scattano e poi guardano lo schermo. Ecco, questo ha 3 conseguenze negative. La prima è che noi fotografiamo persone e se appena scattiamo una fotografia guardiamo subito lo schermetto della fotocamera per vedere come è venuta la foto, stiamo dicendo proprio a quella persona che l'abbiamo ritratta, e questo non ci mette propriamente in una buona luce e a volte addirittura potrebbe crearci dei problemi. La seconda conseguenza invece è che se ad ogni foto noi ci fermiamo a controllare il risultato potremmo perdere un'altra scena che forse sarebbe più bella rispetto a quella che abbiamo appena fotografato. E la terza conseguenza è quella più grave di tutte, perché se controlli sullo schermetto ogni tua foto e ancora non sei soddisfatto di nessuna, questo può cambiare il tuo umore. Puoi diventare negativo, ti rovini la giornata, cambi atteggiamento, e questo è istintivo, è naturale. Inizi a ripeterti che non sei bravo, che la giornata è storta, che la luce non va, che il posto non va. Ecco, inizia a fare tutto quello che è sbagliato, come forzare l'inquadratura, stare troppo fermo davanti allo stesso soggetto o semplicemente ritirarti per tornare a casa.
Magari se vi va su questo faremo un video per ritrovare proprio le motivazioni e restare sempre positivi. Ma per ora fottitene semplicemente dello schermo, della tua fotocamera e continua a scattare. Non ti devi limitare, non devi perdere l'entusiasmo che ti ha portato a uscire a fare street photography. Se vuoi davvero migliorare come fotografo di strada, l'unica cosa di cui hai bisogno è restare connesso al qui ed ora, al motivo per cui ti piace fare fotografie di strada e non scattare per forza la fotografia perfetta. Terzo suggerimento, riguarda la capacità più importante che deve sviluppare il bravo fotografo di strada, e cioè saper osservare il mondo. Cammina per strada e guarda tutto quello che succede. Guarda nelle vetrine, guarda nei portoni, osserva le persone come parlano tra di loro, come attraversano la strada, come la luce cade su di loro, come la luce crea le ombre. Ecco, osserva tutte quante queste cose per cui non ti serve neppure la macchina fotografica. Devi semplicemente allenare il tuo occhio a vedere fotografie che non devi neppure scattare per forza, perché sì, tu devi dirtelo ogni tanto, non voglio scattare. No, io non devo scattare. Non te lo impone nessuno. A parte qualcuno di noi che con la fotografia ci guadagna, allora lui ha altre esigenze. Noi abbiamo un obbligo soltanto. Ed è verso noi stessi, cioè continuare a vivere la street photography come uno strumento di espressione e di decompressione contro la frenesia delle nostre giornate. È meditazione anche la nostra street photography, non è soltanto produzione di scatti da postare su Instagram per ottenere quanti? 100 like, 200, forse 500, ma che poi il giorno successivo ci restituisce più stress di quanto non ne avessimo prima di essere usciti. Quando andavo a pescare, era la ritualità che io cercavo, come la sveglia la mattina, il termos del caffè, le onde del mare, il sole che mi asciugava dall'umidità dell'alba e non i pesci che al 90% non avrebbero abboccato. E allora mi chiedo perché dovremmo comportarci in maniera diversa nella street photography. Poi, collegato al terzo suggerimento, c'è il quarto. E questo lo so, è inusuale, ma io ti chiedo di fermarti. Devi fare una pausa per bere un caffè, un tè, un martini o quello che ti va, ma devi fermarti. Le nostre sessioni di street photography sono impegnative e abbiamo bisogno sempre di recuperare energie, anche quelle mentali, dopo che per esempio abbiamo usato l'attenzione selettiva. Ma stare seduti in un bar ci darà anche un'altra prospettiva, cioè quella delle persone comuni che sono ospiti di quel bar. Devi divertirti a stare in quel bar, proprio come fanno tutti quanti gli altri. Diamo perciò priorità all'esperienza dalla fotografia piuttosto che al risultato. Ci potremmo per esempio accorgere che siamo soddisfatti semplicemente dalla passeggiata che abbiamo fatto o dell'eccitazione nell'aver usato la nuova macchina fotografica o il nuovo obiettivo che abbiamo comprato. Possiamo scoprire di essere felici per non pensare più semplicemente alla routine. Ecco, sembra strano, ma le mie migliori fotografie, o quantomeno quelle che preferisco, le ho scattate proprio quando non ero concentrato sulla fotografia. Stavo semplicemente facendomi un giro in moto, oppure stavo prendendo un aperitivo alla fine del lavoro. Ecco, ho avuto la fortuna di trovarmi al posto giusto, nel momento giusto. Il quinto suggerimento poi è quello più complicato di tutti e l'ho imparato veramente dopo tanto. Non pensare semplicemente come un fotografo, non sei solamente un fotografo. Voglio dire, cioè, di non smettere di pensare come un padre se sei padre o come una madre se sei una madre. Non devi smettere di pensare alla musica, alla scrittura, al viaggiare in moto, nel mio caso specifico. E tu, non devi smettere di andare al cinema, non devi smettere di andare in palestra o di vedere un concerto e ovviamente di vedere anche questo canale YouTube. Perciò anche tu, non smettere di pensare, di guardare come un architetto, se sei un architetto, o come un maestro, o come un dottore. Perché tutti quanti i tuoi interessi entreranno nella tua fotografia e saranno proprio quelli che la renderanno unica. Non sarà l'obiettivo da 28 mm o da 35 che sceglierai che darà il tuo stile alla fotografia, ma sarà la tua storia, saranno i tuoi interessi, le passioni che coltivi. Django Reinhardt ha cambiato per sempre la storia della chitarra jazz in seguito a uno stile che ha inventato lui stesso perché aveva perso l'uso del quarto e quinto dito della mano sinistra. E questo è proprio il motivo per cui su questo canale tu mi senti parlare di mindfulness, di psicologia, di arte e di tutto quello che contamina il mio personale modo di fare fotografia. Ecco, siamo finalmente arrivati alla fine del video, forse non è stato neanche troppo lungo. Spero di essere veramente riuscito a trasferirti tutto quello che ho imparato negli anni e spero anche che questo ti sarà d'aiuto. Perciò, come promesso, adesso ti regalo il bonus, ma lo faccio però raccontandoti una leggenda. Si racconta che due cani sono entrati in momenti diversi in una stanza piena di specchi. Uno dei due cani è uscito da questa stanza scodinzolando e l'altro invece ringhiando. Il cane che era felice ha trovato nella stanza 100 cani felici che lo guardavano e il cane incazzato invece ne ha trovato 100 cani incazzati che gli abbaiavano e gli ringhiavano contro.
Questo significa che quello che vediamo nel mondo è esattamente un riflesso di quello che siamo, e quello che siamo è proprio il riflesso di quello che abbiamo pensato. Il nostro atteggiamento è tutto, e non solo in fotografia, nella vita. Perciò quando siamo in strada dobbiamo essere positivi, dobbiamo sorridere. Questo ci metterà anche nella condizione di condizionare quello che ci succede. Ma di questo, molto meglio, ne parleremo un'altra volta. Adesso mi raccomando, indovinate il nesso che c'è fra tutti quanti i commenti che vi suggerisco e, come detto, vi lascio l'indizio. Tutti quanti questi commenti sono stati pensati dalla stessa persona, non sono io. Ciao, alla prossima settimana.